primo maggio come il Festival di Sanremo, infatti ce lo fai l'antifestival, il controconcerto. Alla fine io credo che la cosa più importante sia lavorare per arrivare a un unico obiettivo, che è quello della dignità culturale, sociale e lavorativa di un uomo. In questa occasione tanti artisti scelgono di venire in questa piazza, probabilmente soltanto per la parte musicale, altri utilizzano la piazza per una parte politica, altri vogliono soltanto essere presenti, perché anche la presenza di un artista è comunque un segnale forte. Poi quello che si fa nella vita privata, pubblica, il lavoro quotidiano, è comunque un lavoro di un anno, l'artista scrive quello che vive, ma quello che mi interessa a me è la parte tecnica. Qui ci sono una marea di tecnici che lavorano per allestire la struttura, costruiscono il palco, la copertura, i punti motore, l'audio, le luci, le movimentazioni di palco, direzione di palco, ospitalità artisti, i facchini, importantissimi facchini. Però a me viene un dubbio: ma tu Stato, ma noi il lavoro nostro lo facciamo, sul palco ci siamo, nelle situazioni ci siamo, lo sappiamo fare, ma tu lo fai? No, perché se è vero che noi siamo Stato, e ce l'ho con te, allora se tu sei le mie braccia e me le levi, io senza braccia non riesco a far nulla. Ma tu Stato con le braccia, senza un corpo, ma che ci fai? Allora, siccome questo gruppo di tecnici che fanno cantare i cantanti poi sono anche quelli che ti fanno parlare in piazza, allora leviamo questa parrucca e parliamoci in faccia. Soprattutto in solidarietà di tanti ragazzi che negli ultimi anni ci hanno lasciato, perché sono andati in giro per un lavoro che credevano, però mancano le istituzioni. Noi cerchiamo di fare il meglio e essere rappresentati, però in qualche modo vorremmo dall'altra parte essere anche ascoltati. Non vorrei dimenticare anche situazioni come il Taranto quest'anno, un importantissimo primo maggio, ma anche situazioni locali come il Forte Prestino di Roma, che sono ormai più di 20 anni che fanno l'antifestival. Il punto non è andare contro o anti, è lavorare giorno per giorno per un paese migliore. Almeno questo è il mio punto di vista. Quindi oggi, un bicchiere di vino, una fava, un pezzo di pecorino, un'asta alla vittoria, ricordiamoci che il primo maggio è pure domani, sempre.